Ci è stato insegnato che i debiti si devono pagare, sempre. È una questione morale. È quasi come un mandato divino. Però, da dove viene questo mandato? Già nell'antica Sumeria, il tempio anticipava ai sudditi le risorse necessarie per lavorare la terra. Semi, attrezzi, animali. Questo debito si doveva restituire con gli interessi, utilizzando parte della produzione ottenuta. E se un cattivo raccolto o una peste impedivano il pagamento del debito? In questo caso un familiare veniva consegnato come servo fino alla liquidazione totale del debito, altrimenti sarebbe diventato schiavo fino alla morte. Ma chi costituiva il tempio? La società sumera era amministrata dal tempio dai sommi sacerdoti, un'elite semidivina nominata dagli dei. Qualcosa di simile a ciò che oggi chiamiamo establishment. Da allora, il tempio si è evoluto in forme più astratte, quali gli attuali mercati e poteri finanziari che, cospirando con le istituzioni governative, lavorano per perpetuare questo ordine, impoverendo intere società e subordinandole a quelle lì che, come ai tempi dei Sumeri, ci rende suoi schiavi. Come funziona tutto ciò? Gli stati si finanziano con i fondi pubblici che raccolgono principalmente attraverso le tasse. Però questa raccolta è di solito insufficiente per affrontare la spesa pubblica. Questo accade fondamentalmente a causa di tagli fiscali a imprese e grandi patrimoni, frode fiscale, evasione del capitale. Uno scenario che si aggrava con la corruzione e gli sprechi. Quindi, per coprire questo deficit, i governi all'insaputa della popolazione ricorrono al debito, ottenendo credito nei mercati finanziari e dalle organizzazioni internazionali. Ma cosa succede quando il tempio decide di restituire il debito mentre le entrate dello Stato continuano ad essere insufficienti? Crisi. Allora, il potere finanziario fa pressione sui governi per imporre aggiustamenti strutturali con la scusa di recuperare il denaro prestato. Sono i famosi tagli. Si riduce la spesa in sanità, istruzione ed altre prestazioni sociali, cosa che impoverisce le condizioni di vita di ampi segmenti della cittadinanza e degrada i servizi pubblici. In questo modo il debito diventa un meccanismo di controllo e oppressione che sospende l'esercizio della sovranità popolare. Allo stesso tempo si impongono misure di precarizzazione del lavoro, si alza l'età pensionabile e si privatizzano settori pubblici essenziali come energia, telecomunicazioni e sanità, invocando la presunta maggiore efficienza della gestione privata. Scusa perfetta per dare a pochi ciò che è di tutte e allo stesso tempo fare un grande affare. Nel mentre si annuncia il fallimento della banca privata, saccheggiata da azionisti e dirigenti che hanno intascato gli enormi benefici delle loro politiche di investimenti ad alto rischio. E quando tutto collassa, si ritiene responsabile la popolazione, accusandola di aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Allora il tempio decide che anche la parte della banca la dobbiamo pagare tutti, convertendo i suoi debiti privati in pubblici. Questo scenario è il terreno fertile per la nascita di un pensiero di estrema intolleranza, che fomenta politiche di odio e violenza. Come conseguenza si trasferisce la responsabilità della crisi ai settori più vulnerabili della popolazione, specialmente alle persone migranti e alle classi più svantaggiate, proteggendo con una cortina di fumo mediatico i veri responsabili. Dunque, se sappiamo che le risorse ottenute con il debito non sono state utilizzate a beneficio della popolazione e che, in molti casi, solo si persegue l'accumulazione di capitale, senza tener conto di sostenibilità ambientale o rispetto dei diritti fondamentali, continua ad essere un obbligo morale che la cittadinanza assuma questi debiti? E di fronte a questo panorama, cosa possiamo fare? Dobbiamo prendere coscienza che non tutti i debiti sono legittimi e che pertanto non si devono pagare. Per esempio, paesi come Argentina, Ecuador o Islanda hanno utilizzato differenti formule per evitare il pagamento di debiti che considerano illegittimi. Dobbiamo anche informarci e attivarci. Esigere la trasparenza nei conti per sapere come si ottiene e come si impegna il denaro pubblico. E sapere anche quanto non viene incassato con l'esenzione fiscale regalata ai grandi capitali. L'auditoria cittadina è uno strumento che aiuta a mettere a fuoco l'origine del debito, a determinare le responsabilità e a comprendere quali conseguenze ha, come pure a distinguere quali debiti sono illegittimi e quindi non si devono pagare.
Ci hanno fatto credere che pagare il debito sia un'obbligazione morale. Rimane da chiedersi, che morale è questa che equipara la vita di una persona a un sacco di semi?